Sono nata con un grande rispetto e amore verso la natura, fa parte di me. Cercare quindi di avere un impatto minore sulla sua e sulla nostra salute non è uno sforzo, ma un atto d'amore da compiere anche attraverso lo sport. Io sono Filippa Lagerbach e oggi vi porto in Piemonte, sulla mia nuova via green, tutta da pedalare, sulla via Francigena, Morenico, Canavalsana. Sono tornata sulla via Francigena per percorrere il pezzo che va da Settimo Vittone fino a Viverone, ma oggi non pedalerò da sola perché sarò accompagnata da una guida cicloturistica esperto del territorio. Ciao Ettore! Ciao, ciao, benvenuta! Sei pronto a pedalare con me? Bellissimo, bellissimo! A rispondere a tutte le mie domande? Assolutamente! Sono molto curiosa! Bene! Andiamo allora! La via Francigena Morenico-Canavesana si sviluppa lungo circa 55 km e corre lungo il tratto dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea, creato dal ritiro del ghiacciaio Balteo. Qui è possibile individuare una serie di testimonianze romaniche che racchiudono le suggestioni del tempo. Ettore, spiegami un po' questo territorio, questa valle. È particolare perché il ghiacciaio, ritirandosi, ci ha lasciato tanti regali. 5 laghi stupendi, glaciali, queste montagne che salgono rapidamente a 1000-1400 metri. Da lassù, ad esempio, decolliamo con i parapendii. In mezzo abbiamo la Dora Baltea, Cerulea. È un territorio dove divertirsi con tanti sport, assolutamente. Insomma. È un grande parco giochi per noi adulti, ma anche per i bambini. Che tipi di sport si può fare qua? Corsa in montagna, corsa in natura, la bicicletta declinata in tutte le modalità, mountain bike, cicloturismo, bici da corsa. E poi passiamo all'acqua, quindi l'altra forma, canoa, rafting, kayak. Abbiamo poi il canottaggio. Passeggiata a cavallo, dressage, salto, quindi ce n'è veramente per tutti i gusti. Il percorso ci porta fino a Borgo Franco di Ivrea, dove possiamo vedere i balmetti, queste caratteristiche cantine naturali incastonate nella roccia morenica. Qua oggi ci conservano il vino e il formaggio grazie alle loro temperature naturalmente basse. Allora stiamo andando a Ciucarun, come dite voi locali, e poi a Bollengo per la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, giusto? Bravissima, Ciucarun, che vuol dire grande campanile. La chiesa è stata battuta, è rimasto solo questo bellissimo campanile, artistico, isolato, molto mistico, inserito nel progetto Via Francigena Forlì. Ok, accessibile a tutti. Accessibile a tutti, assolutamente. E poi verso la chiesa, che è sempre aperto, le chiese sono sempre aperto. Sì, sempre aperto, il mio progetto chiese romaniche sempre aperte. Fa parte del borgo di Bollengo, è rimasto aperto, è una chiesetta deliziosa. Grazie amore, grazie. Un bel giro. Il cicloturismo è una delle forme più ecologiche di trasporto e uno dei modi migliori per esplorare il territorio in maniera green. E con le temperature estive, non dimenticatevi di portare con voi una borraccia da riempire nelle aree di sosta per limitare l'uso della plastica. Questo tratto della via Francigena non è completamente pianeggiante, ma il dislivello è comunque basso. E tanto io con la mia e-bike non ho paura di niente. E poi quando arriva una discesa lascio riposare la batteria e me la godo alla grande. Adesso vado veloce perché mi aspetta Fabrizio a Viverone. Ciao!
Fabrizio, eccomi qua, al lago di Viverone. Ma è vero che questo è il terzo lago più grande del Piemonte? Sì, terzo lago più grande del Piemonte ed è uno dei 7 laghi della regione balneabili. Mi verrebbe da dire faccio subito un tuffo, però raccontami qua che tipo di sport si fa. Beh, si possono fare sport acquatici e anche sport intorno al lago. Intorno al lago si può andare a camminare, può andare in bicicletta, come certo, sei arrivata tu oggi. E poi sull'acqua si possono fare vela, SUP, canoa, sci nautico. Noi abbiamo dei bravissimi istruttori, quando vuoi provare siamo a tua disposizione. Allora, per questa volta, per questa giornata, la bici è stata protagonista, però magari faccio un pensiero e tornerò più in là per una giornata sul lago, magari sci nautico o un corso di vela, chissà. Ma ora inizio a pensare alla mia nuova Via Green. Chissà dove andrò. Vedremo. Alla prossima.